Abbiamo scelto di supportare questo evento, la Coppa IPSA che viene questo weekend svolta qui a Lugano, perché abbiamo un'identità di vedute e di strategie con il Circolo Velico. Stiamo seguendo più o meno lo stesso percorso, che è quello di una sensibilità sociale nei riguardi di portatori di handicap, che ci sta coinvolgendo non solo qui in Svizzera ma in altri paesi europei, compreso soprattutto l'Italia, dove siamo già partiti con la Federazione Italiana Vela. Noi doniamo delle imbarcazioni ai circoli velici. Abbiamo cominciato con lo Yacht Puntala perché aveva già un progetto avanzato sulla vela per i disabili. Abbiamo fatto la stessa cosa col circolo velico di Antibes. Abbiamo sponsorizzato il circolo velico di Bellano con un'altra imbarcazione e stiamo sponsorizzando il circolo velico di Lugano, per ora solo su alcune iniziative tipo la Coppa IPSA, ma in seguito anche altre cose. Il Circolo Velico di Lugano ha al suo interno l'Associazione Velabili, che è andata ai campionati del mondo a Berlino portando una medaglia d'oro e medaglia di bronzo, quindi con dei risultati sportivi anche molto importanti. La vela è uno sport molto particolare che riteniamo sia molto attinente ai ragazzi che hanno sia deficit cognitivi che deficit motori o sensoriali, perché si mettono a confronto con la natura e questo li aiuta anche a identificarsi. Un progetto molto ampio e molto impegnativo che si divide in due parti. Un'altra parte legata alla vela sportiva, dove stiamo sponsorizzando un'imbarcazione class 40 di Alberto Bona, che tra l'altro è in questo momento leader del campionato mondiale. Ha un'ultima regata nel mese di novembre, quindi ci auguriamo che possa vincere la Coppa del Mondo del class 40. Direi che l'affluenza è un'affluenza molto interessante e impegnativa. Abbiamo avuto, come avete visto oggi, delle grandi problematiche legate al meteo. Io penso che comunque, se le previsioni meteo saranno rispettate, anche quelle per domani, dovrebbe essere una regata che dovrebbe concludersi in maniera positiva. Credo che quello che è importante è vedere un'affluenza da diversi circoli velici della Svizzera, che è veramente molto superiore alle aspettative.